Buongiorno amici del canale Passione Ferrata e Cassa Meccanica. Oggi faremo la regolazione del piano a spessore usando un trave da 100x200 mm per poter misurare col calibro se siamo parallele. Musica. Parlato i due lati, adesso controllo lo spessore sui due lati. E qui leggo 95 e 7 decimi. Vediamo dall'altra parte. E qui abbiamo 95 e 7 decimi. Ragazzi, siamo perfetti. Non pensavo, quindi sono molto contento. Quindi la macchina comunque la parte a filo era messa male, ma la parte a spessore si vede che non è che si muove più di tanto. Comunque vi faccio vedere comunque lo stesso come si fa a regolare in caso sia fuori parallele, così ne approfittiamo per fare le prime manutenzioni e dare un po' di grasso sulle catene. Azione, preparo la macchina e ci vediamo. Ok, allora ho posizionato la macchina, ho aspirato un po' tutto il truce che ho fatto prima e quindi siamo sotto la macchina e quindi c'è tutto un giro con la catena che mi fa alzare e abbassare il piano della pialla a spessore, diciamo. E per regolare bisogna allentare la catena. Questa roba qua si può scorrere e si può mandare indietro, però vedo che adesso è veramente molle, quindi io, non avendo gioco, il lavoro di manutenzione che farò, che è dare un po' più di rigidità alla catena, così non avrò gioco nei vari barre filettate, quelle che mi tieni sul piano. Ok, dai, iniziamo. Allora, li ho svitati, tanto non vi ho fatto vedere, non serve a niente, però adesso vedete che c'è un bel gioco e qui ci permette di andare a giocare, cambiare i denti nella catena in base se uno vuole regolarlo. Ma io cosa farò adesso? Gli darò solo un po' più di tensione e ristringo il tutto. Mi provo a tirare, non serve fare una cosa esagerata. Vado a stringere. Uno già stretto. Sono un po' in bilico con la macchina, quindi devo stare molto attento che prima che mi cade tutto addosso. E qui va già meglio. Adesso proviamo. Vedete cosa fa la catena con un giro. Adesso me lo sta tirando su e adesso me lo tiro in giù. E comunque è già, sì, sono molto più fermo. Prima riuscivo a spostarle, adesso è tutto fermo. Perfetto. Solo gli do una bella soffiata e ridò un po' di grasso. Ok, allora per fare io ho comprato questo, non sono sponsorizzato né niente, dell'Arixon, è un grasso per trasmissione, un po' multiuso diciamo, e userò sto pennellino e andiamo a metterne un po' dappertutto.
senza esagerare. Che male non li fa, però. Ok, non era secco, c'era comunque del grasso. E quello ogni tanto bisogna farlo. Ma è una volta all'anno, in base a quanto si usa. Adesso proviamo a farla girare un po'. Ok, adesso sotto è tutto a posto, adesso passiamo alla parte visiva di manutenzione, sempre col mio pennellino. E per chi non ha visto il primo video per regolare i piani della piala, cioè la parte a filo, lascio il banner in descrizione e basta cliccare e poi ripartite da zero per vedere tutta la saga della serie piala filo spessore DW50. Adesso mi occuperò di mettere un po' di grasso su le quattro vite e poi adesso l'ho portata giù in fondo e gli do un po' di grasso e poi la porterò in su, così mi ingrasserà tutta la parte del piano. Anche lì non esagerare, che poi il problema è che avete tutta la polvere e i trucioli che si vengono ad aggrappare, quindi se ne mette un pochettino qua. E anche quello ogni tot bisogna farlo. Non so se il vecchio proprietario l'ha mai fatto una volta, ma io per sicurezza lo faccio. Direi che ci siamo. E adesso userò un grasso multiuso a spray, che è molto più comodo perché si può andare proprio sul punto. Allora qui io prima ho guardato il libretto di manutenzione e quindi già prima a questo punto andiamo a dare un po' di grasso, qua mi perde tutto. Poi abbiamo qui sotto, dove poi mi va su e giù il piano anteriore, abbiamo quattro punti perché qui si crea uno scorrimento. Io avevo già dato un colpetto ieri quando ho fatto l'altro video. Andiamo a fare anche di qua, ecco qui siamo a posto. E poi abbiamo il fermo che ti tiene in posizione verticale il piano anteriore e posteriore, quindi qui adesso appoggio, quindi basta tirare e si dà un colpetto. Bene. Poi faccio dall'altra parte dopo. E poi cosa abbiamo? Abbiamo qui tutta la dove gira. Qui dentro andiamo un colpetto. Ah, no. Che succede? Ero in fondo. Ok, qui ci siamo. Qui ho già fatto l'albero dove ci sono i coltelli, non serve perché sono è grassato a vita, perché sono dei cuscinetti, quindi lì non bisogna toccarlo. E adesso resta più che a vedere le nostre cinghie. Allora, per controllare le cinghie bisogna togliere questa protezione di plastica, basta un cacciaviti piatto e andiamo a smontare. Mi sembra che ce ne sono quattro. Basta allentare senza toglierlo e poi una qui
tagliare tu, ok? E una dietro, e qui tirare, e poi se mi ricordo ho tolto. Tutto ok, quindi qua abbiamo ancora una catena che sicuramente gli darò un colpetto per stringerlo un po', soffio bene tutto, gli ridò un po' di grasso e le mie cinghie diciamo che non sono in adesso vi faccio vedere da vicino qui. Non sono in strasalute, diciamo. Però per adesso, finché vanno, io li tengo, non ho voglia di cambiarle. Anche questa va bene, perché qua comunque ad Aosta un rifornitore che ha tutte le cinghie, cuscinetti, quindi basta andare lì, si rompe alle 8, andate lì alle 8 e mezza, alle 9 avete il pezzo e poi si può ritornare al lavoro. Ok, io per adesso qua no, metto solo un po' di grasso qui e lo lascio così. Comunque se uno vuole cambiare le cinghie, comunque a breve dovrò farlo, bisogna smontare questi clips, qua si toglie anche qui e poi abbiamo accesso alle cinghie, bisogna togliere le catene e riusciamo a smontare anche questi. Adesso cosa farò? Ridarò un po' solo di tensione alla cinghia che mi gira l'albero dove ci sono i coltelli, perché la vedo un po' mollicione, e lì ci sono quattro viti vicino al motore, faccio vedere questi, uno, no sono tre, sotto e anche qui, e la tiro in giù. Ok, vedete? Poi il sistema per non far girare di avanzamento, basta andare giù, spingere e quello si fermano. Adesso voi non lo fate, quello che vi faccio vedere adesso, perché comunque è pericoloso, e qua andiamo giù e riprende a muovere, qua mettiamo giù e lo lascia fermo tutto lì. Vabbè, mettiamo un po' di grasso. Io direi che siamo a posto. Facciamo girare. Perfetto. Ok ragazzi, abbiamo finito oggi con questo video. Comunque la mia bambina sono sempre di più affezionato. E adesso prossimo video cosa farò? Rifaremo il collegamento elettrico proprio dalla scatola, gli metterò un cavo più lungo e gli faremo un piano in legno più lungo di 10-15 cm e più largo, usando queste due fori e via. Tanto non vi sto a spiegare tutto, quindi vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, pollice su, attivate la campanella e ci vediamo con la nostra DW50. Ciao ciao.